Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi. Eccoti. Beh, devo dire che però sei adatto per Halloween. Come state? Spero bene. Ah, pure gentile sei. Bene, allora guarda, potresti fin cominciarli tu i video. No, Benissimo. no, no, aspetta. No, li faccio io. Meglio, non so se sei capace. Ti ho detto che ti aiuto. Sì, lo so, te l'ho già detto altre volte, ho capito che mi aiuta a fare video. Però, va bene, non sei proprio così amichevole dalla voce. Guarda che sono Ho gentile. capito che sei gentile, però ora devo filmare il video. Zitto. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un nuovo tutorial, vi ho chiesto nelle storie di Instagram e sabato, lo so, è un video un po' speciale, ma volevo portarvi questo speciale per Halloween perché mi è stato chiesto e ho visto nelle storie che eravate molto attivi, molto curiosi per vedere che cos'era questo video. Allora, è una routine che ho ideato apposta per Halloween, ho messo insieme mazzo di carte e moneta. Secondo me è un gioco carino che potete fare ai vostri amici, ve lo spiegherò, vi faccio vedere prima la performance, poi ve lo spiego e ho anche pensato a una piccola variante, quindi vi spiego anche quella. Non voglio farvi perdere altro tempo, lasciate un bel pollice in su, arriviamo a 200 mi piace per un nuovo tutorial. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Vi ringrazio perché Raduno Pordenone è stata una figata, è stato bello bello bello. Per chi c'era lo saprà, ci siamo divertiti tutti insieme. Il vlog arriverà settimana prossima. Quindi andiamo con la performance e poi con il tutorial. Bene ragazzi, eccoci alla performance del gioco che ho pensato per Halloween. Oggi sto utilizzando le TCC Playing Cards. Se le volete acquistare anche voi le trovate sul sito lassonelamanica.com, ve lo lascio sotto in descrizione. Sono delle carte fantastiche, le trovate sia rosse che nere, quindi rosse sono queste qua. Hanno una qualità assurda, mi stanno piacendo veramente tanto. Quindi se le acquistate usate il codice sconto Melano e avrete il 10% di sconto su tutto l'acquisto. Quindi non perdetevi questa occasione. Allora vado a dare una bella mescolata così alle carte e quello che mi serve è far pescare allo spettatore immaginario una carta qualsiasi. Ad esempio questa carta qua. Io non vado nemmeno a vederla, ricordatevela voi. La vado così a disperdere all'interno del mazzo e perché no posso anche andare a dare una bella mescolata. Così. Bene. Quello che mi serve adesso è una moneta che dovrei avere qui in tasca da qualche parte. No, qui non c'è, dovrei averla qui, eccola. Una moneta da 50 lire. Guardatela attentamente perché questa moneta mi basta passare la mano che si trasforma subito in un ragno, un animale adatto per Halloween. Ma sapete che cosa fa questo ragno? Andiamo a compitare, a fare lo spelling della parola ragno. R, A, G, N, O. Siamo fermati esattamente qua, anzi il ragno ci ha fermato esattamente qua. Voglio farvi notare che tutte le carte sono diverse, esattamente sul 3 di cuori. Spero sia la vostra carta perché non l'avevo vista. Ma andiamo con la spiegazione e poi vi faccio anche vedere una variante. Andiamo. Benissimo, questo gioco è semplice, impromptu, quindi potete prendere il mazzo in prestito da uno spettatore, farlo mescolare, potete fare quello che volete. Vi serve solo una moneta e questo ragnetto. Se non avete questo ragnetto, ma secondo me lo potete trovare in un negozio di giocattoli qualsiasi. Comunque, se non l'avete, aspettate il video e vi faccio vedere la variante. Comunque, vedetevi la spiegazione perché nella variante vi spiego proprio solo più la differenza di non usare il ragno. Quindi, dicevo, è impromptu, è semplicissimo, potete una volta imparato andare a provarlo con i vostri amici. Quindi magari ditemi nei commenti oppure su Instagram, Andrea underscore Melano98, scrivetemi in direct e ditemi se l'avete provato o no per Halloween. Allora, quello che vi serve è un mazzo di carte mescolato, lo spettatore può mescolarlo tranquillamente e vi serve una carta qualsiasi, ad esempio il Jack di cuori. La fate vedere allo spettatore, voi magari non guardatela perché sennò lo spettatore poi pensa che avete fatto qualcosa. Quello che dovete fare è controllarla in prima posizione. Potete controllarla come volete, io adesso faccio un doppio taglio, così la carta è in prima posizione. Mentre andate a mescolare le carte, dovete portare questa carta in quinta posizione. Dico quinta posizione perché la parola ragno è formata da 5 lettere, R-A-G-N-O. Per Halloween potete anche usare la parola zucca, Z-U-C-C-A, a 5 lettere. Oppure fantasma, ne ha di più, ne ha 8, F-A. NTASMA, ne ha 8. Comunque potete usare la parola che volete. Io adesso qua ho ragno, quindi ho pensato alla parola ragno, ma con la variante potete usare qualsiasi parola. Dopo vi faccio vedere. Quindi controllate la carta, ad esempio in quinta posizione, perché ragno ha 5 lettere. Come fate? Una volta che è in prima posizione, quello che dovete fare è mescolare da sotto. Quindi contate 1, 2, 3, 4 carte e portate sopra. Adesso che avete contato 4 carte, la vostra carta è la quinta. Quindi ripetiamo un attimo questo passaggio. Controllate prima la carta in prima posizione, la carta è in mezzo, la controllate così in prima posizione. Bene, e già vi ho fatto vedere due control adesso. Comunque, la controllate in prima posizione. Poi dite, vado ancora a mescolare un po' le carte, contate 4 carte e mettete sopra, e poi il resto delle carte che mescolate mettete sotto. Quindi avete la carta in quinta posizione.
Ora non dovete praticamente più fare niente con le carte, lasciatele lì distese oppure raggruppate, è indifferente. Quello che dovete fare è impalmare il ragno e far vedere la moneta. Quindi vi consiglio, mettete il ragno nella vostra tasca destra. Lasciate il ragno nella tasca destra. Mettete la moneta nella vostra tasca sinistra. Mettete qua così. E dite, dovrei avere una moneta in tasca, vado a prenderla. Quindi, mentre portate la mano destra in tasca, lo spettatore penserà che la moneta sia nella mano destra. Fate finta di non trovarla, quindi mettete la mano, dite, non l'ho trovata, vado a vedere nell'altra tasca. Nel mentre avete impalmato il ragnetto, così. Vado a vedere nell'altra tasca, cercate un attimo la mano, la tenete in bella vista il più aperta possibile, tanto lo spettatore non pensa che c'è qualcosa. Tirate subito fuori la moneta e prendete con la stessa mano che avete il ragno impalmato la moneta. Perché così lo spettatore, se vede un oggetto nella mano, non penserà che ce ne stia un altro. Mentre invece è così. E questa è una cosa di psicologia che in magia si usa, fatene tesoro perché secondo me è molto utile, io l'avevo imparata da, mi sembra, Diego Allegri. Se si ha qualcosa in mano, lo spettatore non pensa che sia qualcos'altro. Quindi, fate vedere la moneta e quello che dovete fare è la sparizione o comunque il cambio di moneta che vi avevo insegnato nel video dove vi avevo spiegato i trucchi con le monete. Quindi ve lo lascio qui sopra, andatelo a vedere, ora ve lo spiego veloce. Tenete la moneta nella mano sinistra, fate vedere da entrambi i lati, tanto il ragno non si vedrà. Avete il ragno impalmato, arrivate col pollice dietro, pinzate la moneta col pollice qua e depositate il ragno. Così sembrerà che si è trasformato. Per scaricare la moneta vi appoggiate al tavolo, aprite la mano e fate cadere la moneta sulle gambe. Vi faccio vedere da un'altra angolazione. Ok, ripetiamo la fase dello scambio ragno-moneta. Da questa angolazione, quello che avete è il ragno nella vostra tasca destra e la moneta nella vostra tasca sinistra. Allora, dite, vado a prendere una moneta che ho messo in tasca, cercate, 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 nel mentre tirate fuori il ragno impalmato e dite, ok, non è qui, è nell'altra tasca. La prendete, fate vedere così la moneta, dite una moneta da 50 lire, guardatela attentamente, guardate che cosa può fare la moneta, quando passate si trasforma in ragno e a questo punto guardate la moneta, la fate cadere così sulle gambe, così siete puliti. Adesso è caduta per terra perché ho aperto le gambe un pochettino. Quello che dovete fare è non aprire le gambe, ve lo rifaccio vedere. Avete trasformato il ragno, lanciate il ragno per distrarre lo spettatore, quindi lo lanciate in avanti. Lo spettatore ha l'attenzione focalizzata sul ragno, nel mentre tanto avete la mano qui, non si vedrà assolutamente che state lasciando qualcosa. Allentate leggermente il pollice e la moneta cade, semplicissimo. A questo punto rispostiamo l'angolazione e vi faccio vedere come finire il gioco. Ok, arrivati col ragno sul tavolo, è semplicissimo, dite che il ragno andrà a trovare la carta, compitate la parola, è già tutto pronto. 5 carte, quindi R, A, G, N, O, la quinta carta è esattamente il gioco di cuori. Semplice, semplice, semplice. Adesso andiamo con la variante, che con questa variante potete anche usare altri oggetti e soprattutto potete farla se non avete questo ragno. Andiamo. La variante se non avete il ragno è quella di utilizzare un'altra moneta, ovviamente un'altra moneta uguale alla prima. Io qui di nuovo sto usando 50 lire. Allora, cosa dovete fare? È la stessa identica cosa del ragno, però secondo me il ragnetto, questo qui, se lo avete in casa o se riuscite a comprarlo, colpisce di più perché è una cosa che lo spettatore non si aspetta, comunque che non ha mai visto. Ed è bello per Halloween avere, diciamo, un oggettino in tre dimensioni di un animale che fa un po' paura, quindi secondo me è carino. Comunque, se non avete ragno, utilizzate questa mossa qui. Allora, quello che dovete fare è prendere un pezzettino di carta, ad esempio questo pezzettino qua, un pezzo di nastro biadesivo, comunque un pezzo di scotch qualsiasi, e ci attaccate questo pezzo di carta sulla moneta, così. Così avete una moneta con un foglietto sopra. Qui sulla moneta potete disegnarci quello che volete, ad esempio un ragno, un fantasma, una zucca, e per quello che dicevo può funzionare con tante parole. Vado a prendere una penna, un pennarello, eccomi col pennarello. Quello che dovete fare è disegnarci qualcosa, ovviamente lo spazio è molto piccolo, quindi per quello che vi consiglio ancora una volta il ragno. Comunque volete disegnarci una zucca o un fantasma, quindi ci disegniamo così un fantasma per come meglio sono capace a disegnarlo, così ci fate gli occhi e la bocca spaventosa, così mi sono pure sporcato il dito. Ecco, questo è un fantasma, spero che si veda, spero che si capisca, questo qui è un fantasma, ve lo metto bene a fuoco. Ecco, questo è il mio fantasma che ho disegnato, è carino e anche simpatico come gioco se non si vuole utilizzare il ragno. Quindi allora, quello che dovete fare è
mettere uguale a prima il fantasma in tasca, con la parte del fantasma girata verso l'alto, nella tasca destra. Nella tasca sinistra di nuovo l'altra carta. Mettiamo il caso che la carta dello spettatore sia di nuovo il Jack di cuori. Questa volta fantasma ha 8 lettere. Quindi quello che dovete fare è andare a contare 7 carte, mescolate e lasciate lì. Dite, vado a prendere una moneta nella mia tasca. Oh cavolo, qua non ho niente. Dovrei, spero, ok, ce l'ho nell'altra tasca. Bene, una moneta da 50 lire. Guardate attentamente questa moneta, perché mi basta passare così la mano che si trasforma. Di nuovo buttate la moneta uguale identico a prima, quindi la buttate giù e avete la carta col fantasma. Quindi dite, andiamo a fare lo spelling di fantasma. F-A-N-T-A-S-M. A, e siete arrivati esattamente sul Jack di cuori. E la stessa cosa, potete disegnarci una zucca, un fantasma, un ragno e quello che volete. Quindi spero che vi sia piaciuto. È molto semplice, ma secondo me è molto d'impatto. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Spero che vi sia piaciuto. Sì, lo so che ti è piaciuto anche a te. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un pollice in su. Se non avete capito qualcosa, potete riguardare il video o chiedermi su Instagram o nei commenti. Potete contattarmi dove volete, vi rispondo sempre. Per adesso vi do appuntamento giovedì alle 15, ma magari riusciamo a vederci martedì alle 15. Ciao ragazzi e buon Halloween a tutti.